Bella ragazzi, sono sempre io Condor, bentornati in questo nuovo video di Assassin's Creed Ezio Collection. E niente, direi di continuare dal punto in cui ci eravamo salutati. Visto la volpe ci ha aiutati, direi. Vediamo questo saggio segreto e andiamo. Lo sapete che tengo anche un DLC di Assassin's Creed 2, quindi magari quando lo prendiamo. Bellissimo senza un dito, no, non devo passare. Bellissime, davvero belle queste catacombe. Il problema è da qua. Come posso? Come passo? Ok. Che bel morto! Niente. Sono un pochino distrutte queste catacombe. Devo arrivare dall'altra parte. Devo cadere. Ezio! Altra leva. Guardia. Quanto tempo dobbiamo stare qui, Saverio? Fa freddo! Che cosa vuoi, Ilario? Messer Pazzi ci paga bene per sorvegliare l'entrata e i morti non cercheranno di scozzarci. Non vedo l'ora di tornare a casa da Elena e dirle quanti soldi abbiamo fatto stasera. Come entro? Ma là sopra c'è un assassino. Ah no, è tipo la morte, diciamo. Comunque, non trovo figli. Aspetta, è quello? Sarà pure. Non trovo figli. Fammi ricontrollare me. Devo trovare il modo di salire Vellas. Ah, ecco qua, trovato. Eccolo qua.
Cosa ha detto? Laggiù, eh? Non te ne andrai così. Muori, muori. Devo arrivare lassù. Bene. Aspetta, come si chiama una cassa che avevo visto? Sì, $250 me li piglio io. Ezio! Ezio! Ecco. Ok, fate dove andare? Ok, arrivare. Eccoci. Diavolo, la porta. Resta di guardia mentre vado a controllare. Non doveva essere un lavoro semplice. Io te l'ho detto, non dovevamo venire. Se sento qualche rumore, corro all'altro posto di guardia e che Dio mi aiuti. Che acqua. Ma è morto. È morto. È morto. Fai? Deve essere qui. Potrebbe nascondersi qui. Figlio di... Avanti! Addosso! Ah! Svelti! Quest'acqua uccide. Saverio! Adesso torno insieme agli altri! Sono una morte! Devo trovare... Sono la morte. Vieni qua, la morte ti sta aspettando, eh. La morte ti aspetta. È arrivata la tua ora. Non mi prenderà. Ti ho detto che è arrivata la tua ora. Più veloce. Sto arrivando io, eh. E io passo per di qua. La mon... Ah! Ok. Sì, credo di avercela fatta. Pensi di riuscire a seminarmi? Devo trovare una via d'uscita. Prima che mi uccida. Ciao! Sì, credo di avercela fatta. Non ce l'hai fatta, sono ancora dietro di te. Sono di qua. No, vedo strada. Maledetti templare. Devo ammazzare, devo ammazzare. Lasciami in pace.
persegue! Prendetelo! Buongiorno! Ora, finita, oddio! Sono finita! Ah sì? Vabbè! Non hai visto? No. Non ci sfuggirai! Vieni qua! Avanti! Là. Ecco qua. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maneat semper. Grazie, padre. Bernardo? È tutto qui. Spade, bastone, ascoltare il dialogo. Armature, archi. Ai nostri non mancherà nulla. Immagino che questo dono indichi il benestare del Papa. Ci ha dato la sua benedizione, purché nessuno rimanga ucciso. Saremo tutti al Duomo domattina, signore. Abbiamo collocato l'esca, ma non è stato facile. Quell'idiota del fratello continua a cambiare piani. Sì. Dovremo assicurarci che Giuliano scenda dal letto per andare in chiesa domani. Che avete, Jacopo? Temete sospettino qualcosa? Impossibile. I medici sono troppo arroganti o troppo stupidi per accorgersene. Un po' tutte e due. Non sottovalutare il nemico, Francesco. O ti sei già scordato di come tuo figlio è stato assassinato? Stavolta non ci coglieranno di sorpresa, maestro. Avete la mia parola. Molto bene. Ora devo andare. Ho altre faccende da sbrigare prima di far rientro a Roma. Signori, domani un nuovo sole sorgerà su Firenze. Che il padre della comprensione ci guidi. Che il padre, padre della comprensione ci guidi. Ok. Va bene. Hanno lasciato il tavolo tutti quanti. Guardate la statua. È identica a una di quelle a Villa Auditore. Mi sa che sei incappato in una delle tombe degli assassini di cui parlava lo zio di Ezio. Mi sa. Aspetta un attimo, prendo tutto però. Ora che sappiamo come entrare, aggiungo i riferimenti che contengono tombe nel database. Questo corpo. Infatti. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Mm-hmm.
so dove sarà Francesco e quando. Tuttavia, che accade? Ho udito qualcosa. Hanno armi sufficienti per un battaglione. Persino il Papa ha dato il suo appoggio. Questo è tipico di Sisto. Che diavolo hanno in mente di fare? Non sono riuscito a capire i dettagli, ma riguarda i medici. E avrà inizio domani mattina al Duomo. I medici assisteranno alla funzione della domenica, assieme al resto di Firenze. Intendono farlo nel bel mezzo della Santa Messa. Beh, mi darò l'occasione per confondermi tra la folla, avvicinarmi e porre fine a questa follia. Se ci riescono, se perdessimo Lorenzo e Firenze cadesse in mano ai pazzi... Questo non accadrà, promesso. Mi auguro che tu abbia ragione. Cosa succede se noi usciamo? Cioè, dove ci riporta? Ci porta fuori? Sì. Quindi non possiamo tornare nel mondo normale. Vabbè ragazzi, direi che questo video può finire qua. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi.